Prima volta nella mia vita che mi capita così. Speriamo, da una parte sono preoccupato, ma dall'altra sono sereno perché sono tranquillo che non ho fatto nulla che è quello che mi contesta. Quello di essere sentito in fretta è stato un suo desiderio? Sì. Più prima si finisce questa storia, per me è meglio. Speriamo che... I suoi avvocati cosa dicono? Dicono che sono fiduciosi, che... praticamente la realtà è che quando i reati che mi vengono contestati loro dicono ma praticamente tu non hai nulla, che questa è la dimostrazione più tangibile che... ma io poi la cosa che più mi preoccupa è che con me oggi è come se ci sono tantissime persone in tutta Italia che questo mi dà una grande responsabilità, io non voglio che ancora una volta si mortifica quegli ideali per i quali mi sono stato motivato per fare quello che ho fatto. Senta, lo sa che oggi oltre al sostituto c'è anche il procuratore capo ad ascoltarla? Non abbiamo visto 203 giorni. No, questo non lo so. Li abbiamo visti entrare. Va bene. No, ma va bene, insomma, siete qua per solidarietà, no? Grazie. No, veramente, io sono 19 anni, abito a Riace e come arrivato in Italia per pochissimo tempo dopo ho conosciuto Enrico Lucano e siamo stati sempre buoni amici, una persona veramente umana del cuore che è stato molto a fianco a noi, pure prima aveva solo curdi, 200 persone siamo arrivati. Tant'è che lo chiamano Mimmo il curdo, no? Anche sì, a lui. Veramente io per me è un fratello del cuore, con tutte le famiglie, perché bravissimo famiglie, non solo lui, mamma, papà, fratello. Ma scusate, voglio chiedere una cosa, voi due siete mediatrici culturali, giusto? Sì. Voi avete paura che questo modello Riace possa, diciamo, cadere sotto i colpi di questa inchiesta, Lellem? Ma un po' sì, perché poi si gioca il futuro dei nostri figli. Io ho due figli, senza il sindaco, non lo so, sì, il futuro dei miei figli è a Riace. Solo questo. Anche tu la pensi così? Sì, anche io penso così, cioè anche io c'ho una figlia e poi non lo so dove devo mandare. Certo, quanti non lo so cosa fanno. Noi non è che parliamo solo per noi due o per i nostri figli. Per tutti quanti sono? Per tutti i rifugiati a Riace. Sono tutti preoccupati. Infatti stanno pregando tutti quanti a Riace. Adesso da Riace ci chiamano ogni secondo come Dio con voi, noi preghiamo, che è successo, noi gli stiamo dicendo finora, stiamo aspettando con l'ansia. Anche noi stiamo aspettando con l'ansia. Noi non vogliamo che gli succeda qualche cosa al nostro sindaco, perché è una persona umana per noi come famiglia, come tutto per noi praticamente. Allora noi gli auguriamo tutto vada bene, perché non si merita di queste cose che stanno succedendo a Riace. Domenico Lucano non solo per stranieri, secondo me io avevo cose, è una violenza su tutti i cittadini di Riace e pure del paese vicino a Riace, perché è un progetto che è allargato non solo a Riace, fino a Locri, diciamo, fino a Gioiose, Caulonia, Strignano, Camini. Questo è l'unico paese che a Riace ha fatto questo modello e poi ha fatto allargamento per tutti i Calabria quasi. Io sono testimone di questo, perché
e messo mia firma pure questo progetto, l'abbiamo fatto insieme, ma non per interesse di personale. Io, come ho visto condizioni di Riace, è un paese che vai piano piano a morire, abbandonano tutti. Sì. Io sono testimone. Però se c'è qualcosa che non va, se c'è qualche piccolo problema, forse si può risolvere, no? Ma non credo che c'è un problema grande. Questa è una cosa un po' legata con politica, di destra e sinistra. Io lo conosco pure persone che oggi mettono contro me, lo conosco pure loro. E un po' auto una cosa che volevano un piatto pronto, non lo sanno come è nato questo progetto, ma io non lo so. Perché all'inizio io lavoravo con una ditta, però lavoravo pure là per partire e abbiamo preparato insieme tutte le cose. E qualcuno vuole rovinare perché... Sì, ma se uno vuole rovinare ma non ci sono le prove, no? Cioè se non ci sono le prove tutto sarà risolto. Speriamo da no, che io e Mimì sono persone felici per me. Non è una persona che da fare imbroglio, fare rubare soldi, cose. Io tante volte ho visto Mimì e non avevo soldi di neffe da mettere in macchina in tasca, però lui correva di qua, di là, per il comune di Riace, per il progetto, per il paese, per fare una cosa più migliore, che torni la vita nuova. La Riace è un paese nuovo, rinnovato proprio, è fatto Mimì questo. Okay. Non è una cosa piccola. Grazie. Adesso aspettiamo che secondo me sta uscendo. Sono contento. Come? Sono contento. È riuscito a spiegare le sue ragioni? Sì, spero di sì. Molte domande, molte... Non lo so come rispondere, però sono contento di come andare. Perché... Qual è il punto su cui più battono gli inquirenti? L'importante è il contento. Abbiamo discusso sulla relazione della prefettura, quella prima relazione dove emergevano tantissime criticità, alle quali però avevo fatto le considerazioni. Tante criticità sono riconducibili al sistema, diciamo, italiano dell'accoglienza. Io sempre rimango un po', come devo dire, sorpreso che in realtà Riace dimostra nella sua applicazione pratica che è qualcosa di altro rispetto a tutti i progetti SPRAR in Italia, perché è la realtà questa. E però magari da un punto di vista amministrativo, strettamente burocratico, anche per la complessità, anche per il territorio nel quale si svolge, alcune cose sono, diciamo, migliorabili. Questo emerge dal... È di un altro umore adesso, sindaco? È uscito di... Ma perché, ad esempio, rispetto anche rispetto alle contestazioni, no? Questa parola accusa adesso non mi piace più, perché sempre io pensavo, ma... E questo per me era molto grave, perché pensavo, ma... quelle accuse sono pesanti, quelle contestazioni, no? Allora è come che deludo tantissime persone, e come tutti questi anni ho fatto delle cose delle quali non mi accorgevo, che invece non è così, è tutto riconducibile a quella, almeno la discussione di questa sera è riconducibile a quelle criticità che sono emerse sia nella visita di monitoraggio di luglio 2016 e poi soprattutto con quelle della relazione della prefettura di Reggio Calabria, alle quali abbiamo fatto le contraddizioni, ma soprattutto sono seguite alcune poi ulteriori verifiche, di cui io ho detto non abbiamo mai avuto riscontro. Ma come si concretizzerebbero questi reati di truffa e di concussione? Questa sera ho fatto delle dichiarazioni spontanee, e non è che, però alla fine abbiamo discusso e parlato a lungo, e degli argomenti che vi ho detto abbiamo parlato. Quelle ipotesi di conflitto di interessi di una delle relatrici che ha fatto l'estensione della relazione. Io in questa fase ho preferito non l'hai tirata in ballo sta cosa. Ho lasciato perdere perché
non vengo qua per accusare nessuno, e solamente che devo il più possibile dire le cose come stanno per essere chiaro. Io poi no, altre cose che cosa posso dire? Non è questa la fase che devo, e nemmeno sono abituato, però avevo già sottolineato questo aspetto, che chi fa le attività di monitoraggio e di controllo non può avere, non può svolgere almeno nella stessa regione delle attività simili, perché ci possono essere delle conflittualità. Ma l'avevi sollevato prima o oggi? L'avevo sollevato da subito, da quando, non perché avevano indicato delle criticità che anche ci possono stare. Tutto è perfettibile, tutto è migliorabile. E questo.